Ciao a tutti e bentornati in Tesla News. Quest'oggi parliamo di un filato diverso. Diverso perché non è il solito filato utilizzato per capi di abbigliamento o accessori. E no, quest'oggi parliamo di un filato che potrà utilizzare anche chi non è proprio un esperto di ferri e uncinetti. Quest'oggi parliamo della juta. Analizziamola nel dettaglio e scopriamo i suoi magnifici colori. Eccola la nostra juta, parliamo quindi di un gomitolo interamente di juta naturale che si presenta così in formati da 180 grammi per una lunghezza di 200 metri circa, per il quale consigliamo l'utilizzo dell'uncinetto 4-6. Perfettamente ritorta, ma non perdiamoci in chiacchiere ed analizziamo immediatamente quelle che sono le tante varianti di colore disponibili. Partiamo con i primi quattro, questo è il verde. Questo il salvia, il verdone e questo invece il lime. E andiamo avanti con bluette, blu, blu notte e viola. Qui invece abbiamo il marrone, l'arancio, il rosso e il giallo. Qui invece abbiamo il naturale, l'ecru, il moro e il nero. Qui invece abbiamo il fucsia, il rosa, il lilla e il celeste. E concludiamo con gli ultimi tre, grigio, turchese e Tiffany. Possiamo quindi definirlo in un certo senso un filato per tutti e per tutto. Ebbene sì, perché chiunque potrà davvero realizzare qualsiasi cosa, da una semplice borsa, ad esempio come la tracolla bohemian della Fata Tuttofare, o ancora per rivestire dei complementi d'arredo. Sapete quegli oggetti che ormai erano lì nel dimenticatoio, pronti per essere cestinati? Ebbene, adesso potrete dargli nuovamente vita rivestendoli con della semplice e naturalissima juta. O ancora potrete dare un tocco country chic o perché no vintage a dei piccoli dettagli da porre magari su una tavola oppure in giro per casa. Insomma, le idee sono davvero tantissime, quindi divertitevi. Io vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento al prossimo articolo e vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella. Ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!